tanta gente anche di passaggio, ma che poi ha scelto di restare, in occasione del pomeriggio dedicato alla presentazione del libro di David Miliozzi. E tutto iniziò a Tremare, organizzato nel centro storico di Macerata, in Piazza della Libertà. Un piccolo ma prezioso appuntamento culturale fortemente voluto da Elisabetta Garbati, medico ginecologo maceratese, che ha avuto l'idea di questa presentazione pensando di condividerla con tutta la città per riflettere sui temi al centro dell'ultimo romanzo del talentuoso autore maceratese David Miliozzi. Io conobbi nel 2018 David, lui curava una mostra d'arte qui a Macerata, dove io ero stata invitata. E sentendolo parlare ne fui estremamente affascinata. Poi lo conobbi come scrittore e mi presentò il suo libro, io lo lessi e fu un colpo di fulmine per me. E da allora nacque una grandissima amicizia. Io lo pungolavo sempre, dicevo questo libro c'ha qualcosa, c'ha un'energia grande, dobbiamo farci qualcosa. E lui, che è molto carino e nello stesso tempo molto riservato, mi diceva sempre ma sì, magari per farmi contenta, ma sì, adesso vediamo. Poi il destino, la fortuna ci ha fatto rincontrare per altre strade, per altri discorsi, e io ho ripreso l'argomento e lui ha ceduto al mio fascino artistico e letterario, e quindi abbiamo iniziato insieme per questo percorso bellissimo. È un percorso fatto di emozioni, di sensazioni. Lui è riuscito a mettere nero su bianco quello che io vivo tutti i giorni con le mie pazienti. Infatti ci diceva che si parla di attesa, di nascita. Esatto, è un libro, diciamo, che parte dal concepimento e termina con la nascita. Quindi il protagonista principale è il papà che affronta la gravidanza della moglie Elisabetta con una miriade di stati d'animo che vanno dalla felicità alla grande paura, tutto incorniciato in un periodo storico drammatico per la nostra terra, il 2016, quando le Marche ebbero purtroppo il terremoto sismico. Parlo di terremoto sismico perché voglio differenziarlo dal terremoto ormonale del corpo femminile. E lui è riuscito con questo libro a creare una sorta di similitudine di questi due eventi, la maternità e il sisma, che si embricano e hanno grandi cose in comune. Tutte e due sono degli eventi straordinariamente emozionanti. Da una parte il terremoto è un dramma, quindi ha uno sfondo negativo, è un qualcosa che arriva, non ti chiede il permesso, distrugge e se ne va. E tu dall'oggi al domani avevi prima tutto e poi non avevi più niente. Quindi questo è stato un po' la situazione che i nostri amici di regione in alcuni territori hanno purtroppo vissuto e che continuano in alcuni paesi a vivere ancora. E poi c'è il terremoto emozionale, il sapersi papà, l'emozione della nuova vita che cresce nella pancia della mamma, la paura di qualcosa che possa non andar bene. Quindi questa è una cosa che a me ha colpito molto. Devo dire, mi sono anche molto meravigliata di questo libro, perché io ho fatto una ricerca, io sono spesso per lavoro faccio ricerche scientifiche. Ho fatto una ricerca internazionale e non ho trovato nessun libro che parli di gravidanza e che racconti una storia vista con gli occhi del papà, quindi papà come protagonista. Quindi è una storia inedita, come è inedito e talentuosissimo questo scrittore, per cui diciamo è un cavallo vincente. A questo romanzo è ispirato l'omonimo cortometraggio interpretato dall'attore Simone Riccioni con la regia di Federica Biondi. Uno dei quattro episodi del film La ballata dei gusci infranti, che uscirà il prossimo autunno, a 5 anni dalle scosse che hanno sconvolto il centro Italia. Mi avvicinai alla
Simone Riccioni, un talento artistico incredibile, una regista Federica De Eccezioni, un cast eccezionale. Che dire, stiamo tutti in trepida attesa di questo, dell'uscita del cortometraggio, e sicuramente, io l'ho detto sempre fin dall'inizio, che questo cortometraggio avrà un grande successo. Alla presentazione è intervenuta anche la socia fondatrice di Appassionata, Lorella Bonotti, come relatrice dell'evento, nonché grande lettrice e una delle prime persone ad aver intuito le potenzialità della storia di questo libro, che ne ha sottolineato la profonda vitalità. Tutto iniziò a tremare, anzitutto un titolo importante, quasi come C'era una volta, no? E racconta di tremori, di movimenti, anzitutto movimenti tellurici, perché la storia è ambientata nel periodo delle scosse sismiche, e racconta appunto i 9 mesi della gestazione vissuti dal punto di vista del padre. Quindi c'è una serie di capovolgimenti, nel senso che il terremoto, che ovviamente è accostato alla distruzione, con i suoi tremori viene accostato ai tremori delle emozioni della vita e della nascita, che portano a un sentimento opposto, no, rispetto a quello che farebbe pensare l'ansia della scossa sismica. Protagonista è l'attesa, comunque, l'attesa per qualcosa di imponderabile e che ci sconvolge, comunque vada la cosa. Quando lo hai scritto, in che momento anche della tua vita? Questo è un romanzo che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, anzi simbolicamente direi 9 anni, da quando ho iniziato a lavorarci a quando con la mia editor siamo andati alla definizione dell'ultima stesura delle bozze. Quindi un percorso molto lungo, perché è un libro che tratta molti argomenti, a parte il terremoto e appunto la nascita. È un racconto di una situazione familiare, della quotidianità, è una storia d'amore, è una storia d'amore anche rispetto a Romeo, che è uno dei protagonisti del libro, che è un ragazzo con disabilità. Quindi diciamo un libro molto ricco contenutisticamente, che ha richiesto molto tempo, prima di tutto per trovare la cifra stilistica, per raccontare nel modo giusto e più preciso possibile tutti questi contenuti. E cos'è per te scrivere? Scrivere per me è tremore, anzitutto, perché è sempre emozionante. Scrivere è concentrazione. Scrivere è la scrittura, per me, ci riflettevo proprio ieri parlando con amiche e amici, è una sorta di ancora, no? Che in questi tempi, no, così rocamboleschi, veloci, in cui, no, si cambia opinione velocemente, le cose cambiano con una velocità impressionante, diciamo che il momento della scrittura è proprio quell'ancora che ti permette di vedere con più lucidità e di vivere con più lucidità il tempo a cui apparteniamo tutti quanti. E il rapporto con la lettura? Il rapporto con la lettura è morboso, cioè nel senso che ormai da più di 20 anni è la compagna, è il tremore anche quello, è l'emozione prima, anche perché la lettura è un viaggio nell'animo, è un viaggio interiore, è un viaggio geografico, è una capacità di aumentare la consapevolezza rispetto al proprio vissuto, è una capacità di entrare in empatia. La lettura è tutto, è fondamentale. Allora, augurando buona lettura a tutti, a chi consiglieresti questo romanzo, questo racconto? Ma questo secondo me è un libro che da mainstream, perché appunto la cifra stilistica è a tratti ovviamente molto profonda, toccando delle tematiche importanti, ma a tratti ironico, e c'è una certa leggerezza nella narrazione che io amo. E sono 20 anni, no, che scrivo, e la scrittura, che cos'è la scrittura, dicevi prima, la scrittura è la mia amante più fedele, perché ormai più di 20 anni che mi accompagno a lei, e nella mia scrittura c'è sempre io mi metto sempre, il primo lettore dei miei libri sono io, quindi devo leggere qualcosa che mi entusiasma, che mi emoziona e che mi fa venire voglia di andare avanti nella lettura. C'è qualche curiosità che circonda questo tuo lavoro? Ma ce ne stanno moltissime. Io direi la curiosità più bella è quella per cui non smetterò mai di ringraziare Elisabetta Garbati, perché lei è stata la prima
che ha capito che questo libro poteva diventare un film, poteva diventare un prodotto audiovisivo, ed è stato girato un cortometraggio dall'omonimo titolo E tutto iniziò a tremare, la regia della bravissima Federica Biondi, una regista che ha uno sguardo profondo e delicato sulla realtà, e l'attore protagonista Simone Riccioni, che è un attore che qui lo conosciamo bene, che ama il nostro territorio, che si dà da fare per valorizzarlo da sempre, e tanti altri attori importanti, Barbara Enrichi, Caterina Sciula, un cast importante. Si è trattato di una serata in cui letteratura e cultura, insieme alla musica, hanno risuonato nel cuore della città, anche per dare un segnale concreto di ripartenza nel momento in cui l'estate torna ad avvicinarci dopo un inverno di distanze.